Hello, 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 mi gente. Tú tienes que hacer el Timbalaya Dance. Ahora estamos arriba hasta las últimas lecciones, la número 4, ¿ok? Y vengo a hacer tres tipos de vueltas simples, ¿ok? Que normalmente pues, vamos a utilizar aunque magari para aprender el listaje. No son difíciles, como tú, chivolos, por de entrenamiento, pero lo entrenaste y pido entrenarte bravo. Espero que lo disfruten. La primera vuelta que andremos a hacer se llama tornillo, ¿ok? Es muy famosa si attorcigliamo, ¿ok? Sul 5, 6, 7, si incrocia dietro, andiamo a girar sulla spalla destra, ¿ok? Quindi fate sempre attenzione al numero 7, ¿ok? Per l'uscita. Y si sono due modi per farlo, io in questo momento ve lo faccio vedere marcato, 5, 6, 7. C'è chi lo fa più tradizionalmente scivolato, ¿ok? Come stavo dicendo, dovete fare attenzione al 5, 6, 7, ok? Quindi, 1, 2, 3, al 5, volendo io posso già aver rubato mezza vuelta, 6, 7, finisco la vuelta, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, ok? Tornillo. La seconda vuelta que andremos a vedere se llama releve cross, ¿ok? Utilizaremos tutti gli altri tempi. Quindi inizieremo sul 1, 2, 3, incroceremo, 5, 6, 7, gireremo. La particolarità di questa vuelta è proprio il fatto che andiamo a elevare, si chiama releve, andremo sulle nostre mezze punte, sul 1, 2, al 3 il piede sinistro tornerà sotto di noi, al 5 si incrocia, 6, 7 gireremo. In questo caso gireremo verso la nostra sinistra perché incroceremo con il destro davanti. Per il releve cross non è difficile, okay. Noi siamo abituati a tenere il piede in questa posizione, siamo completamente a terra, ok? Per il releve bisogna solo fare questo, ok? Fate finta che dovete andare a prendere qualcosa che non arrivate, ok? Questo è il vostro releve, ci siamo? Non è difficile. E inizieremo, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2 e 3, scendi, 3, al 5, 6, 7, doy la vuelta. 1, 2, 3, 5, 6, 7. ¿Ok? Siamo. Paso de la otra vuelta. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Vuelta. Frontal. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1. ¿Ok? L'ultimo, terzo giro che andremo a fare si chiama giro inverso. Okay? Al 5, 6, 7 incroceremo sempre davanti con il nostro piede destro e gireremo sempre a sinistra. La unica differenza è che in questo momento, anziché andare su a releve come la vuelta precedente, faremo una mezza base. Ci siamo? Quindi 1, 2, 3, base. 3 che chiude leggermente più dietro del piede destro. 5, 6, 7. Ok? 5 che incrocia, 6, 7 giriamo. Aprovechenlo.
La nostra vuelta inversa praticamente la parte finale del revés cross, ok? Quindi il destro incrocerà sempre davanti, solo che anziché andare in relevé andremo a fare una base normalissima. Quindi 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, il sinistro chiude leggermente dietro. 5 che incrocia, 6, 7, giriamo. 1, 2, 3, 5, 6, 1, 2, 3. Ok, ve lo faccio vedere un attimino così capite. El sinistro. 1, 2, 3, incrocia, 6, 7, 1. Ok. 1, 2, 3, incrocia, vuelta. 1, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Bueno, ragazzi, siamo arrivati alla fine anche di questo percorso e sono molto contento, spero che vi siano di aiuto tutti i vari video. Ne avete 4 completamente da vedere, 3 che si collegano fra di loro e questo ultimo per qualcosa un po' più di carino, ok? Niente difficile, ci vuole solo pratica, allenamento, tanta voglia di ballare e pazienza. Un abbraccio, ciao!